Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Half-Life Opposing Force. Bene, volevo iniziare questo video con delle scuse perché mi sono reso conto che c'è stato un problema con l'audio nei primi due video di Opposing Force. Mi spiego perché. Dovete sapere che quando comprate Half-Life da Steam, praticamente non c'è la lingua italiana. Ci sono delle patch fan-made che potete trovare la guida su come installarle, sono semplicissime e tutto quanto. Il problema di queste patch fan-made però, che riportano l'italiano, perché era stato tradotto in italiano inizialmente, Half-Life Opposing Force, tanto tempo fa, purtroppo la qualità audio degli SFX e dei suoni di gioco e anche del doppiaggio inglese è maggiore rispetto a quella in italiano. Perché quella in italiano è stata letteralmente presa dalla versione precedente, e quindi quello che accadeva è che, essendo di minore qualità l'audio in italiano, il gioco che aveva praticamente adesso su Steam una qualità maggiore andava esponenzialmente ad occupare tutti i canali audio delle voci, dei dialoghi e tutto quanto. Quindi ho cercato di abbassare un po' di più gli SFX e si dovrebbe notare un po'. Speriamo un po'. Andiamo. Allora, scorsa volta, giusto, eravamo su sto treno. Oddio, avevamo trovato anche questa. Fatemi ricordare un po' che cosa avevo. Ok. Beh, fucile ce l'ho, però suppongo che devo adesso usare la pistola. Allora. Stupide macchine, perché mi sembra che non ne funzioni mai nessuno? Ma. Ehi, non è che hai una monetina da prestarmi? Eh? Ma quello pensa. So che è difficile crederlo, ma ai tempi del liceo ero un vero attaccabrighe. Ok, e quindi? Forse questo ci potrebbe servire per aprire qualche porta. Beh, non ho niente di meglio da fare. Vai da solo. Ho Esatto. soltanto d'impaccio. C'è qualcuno qui? Ah, ma allora sei armato. E allora vieni con me. Con te avrò più possibilità di cavartela. Piano, eh. Oh no, 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 no. Ecco, l'ha ucciso. E adesso? Continuo. Spero che non bisognasse aprire una porta. Vabbè, senti. Mi è venuto lo scrupolo. Mi è venuto lo scrupolo, voglio vedere se riesco a portarmelo dietro. Ok. Sì, piccola, hai visto che roba? Ma mi ha sparato? Vabbè. Insieme forse avremo più possibilità. Ok, salviamo su un altro slot. E vediamo un po' che cosa possiamo fare. Allora. Non riesco a credere di averlo beccato. Bravo. Allora, aspetta. Fermo qua, eh. Io resterò qui a sorvegliare la zona. Va bene, andiamo. No, non c'era niente là. Questo era troppo vicino per i miei gusti. Cos'è spawn? Ah, uno di quelli, ok. Avete visto il nuovo IG-88? No, io non lo so. Ma un Che diavolo è questo? Non lo so. Non ho mai visto prima una cosa del genere. Bene, signore, me ne occupo da solo. Bene, sono stato colpito duramente. No, non voglio morire! Ho sentito gridare. Quei poveri bastardi.
Non lasciarmi qui da solo. Non ti voglio lasciare qui da solo, però. Allora. Scusate, ma quanto comica è? Quanto comico è il doppiaggio in italiano? Cioè, oh no, sono stato colpito, quello lì in fondo. Oh no, ho paura. E quest'altro, non lasciarmi qui da solo. Ok, però con quale enfasi? Cioè, non c'è una minima enfasi. Il primo Half-Life era molto meglio su questo. Si apre? No, eh? Ah, si apre adesso. Vieni, ciccio. Ok. Non mi va di morire da solo. Ok. Salviamo. Sono contento. Ce lo stiamo portando dietro. Allora. Questa. No. Dovrei restare a sorvegliare il gabinetto. Oh! Bravo, bravo, buona idea. Il lavoretto come guardia giurata ora mi sembra molto arretrato. Ok, abbiamo trovato dei colpi. Poi mi ha dato anche dei colpi per questa. No, mi ha dato soltanto dei colpi per la pistola e delle granate. Sai, è mio cugino che mi ha trovato questo lavoro. Ok, però basta adesso, eh. Ma quello lì che deve fare qua dentro? È fermo quello là. Scusate, allora devo salire. Perfetto, eccone un altro orizzontale. Attenzione, caporale. Ma che ca... Ah, ma è un soldato quello, ecco perché me lo teneva premuto con l'auto-aim. Lo appenderei sopra il caminetto. Andiamo. Oh oh. No no no, che salva partita, aspetta. Ok, allora qui come dobbiamo fare? Io ho poca vita. Però forse una granata può esserci d'aiuto in questo caso. Peccato per il soldato, però oh. Che devo fare? Solo io posso essere talmente scemo da cadere... Vabbè. No, ma vedete, vedete? Spinge dietro, l'ascensore spinge dietro, perché? Oh, grazie. Ho notato che gli ascensori in Opposing Force non sono così precisi. Ok. Questo aspetto aveva gli stessi colpi della pistola, non ricordo. Sì, aveva gli stessi colpi della pistola, quindi da adesso teniamo questo. Beh, questa è chiusa, quindi la ventola qui. Condotto da reazione? Mi sa. Ok. Non ve... Ok. Saliamo su. Ok. Ancora. Bene. Scusate se sto salvando spesso, però ho paura che durante le interazioni questo gioco possa fare delle cretinate come prima con l'ascensore. Oh, aspetta! Vanno via? No, non credo vadano via. Ok. Rientra Cooper. Dimenticati di prima. Abbiamo abbandonato la base. Se hai qualche ultimo bersaglio da bombardare, segnalalo sulla mappa tattica. Altrimenti levati assolutamente di lì. Ripeto, ti stiamo ritirando. Dacci i bersagli. Dacci i bersagli.
Ma... ok. Avete provato prima? Bene, non pensateci più, ce ne andiamo. L'attacco aereo è iniziato, raggiungiamo l'hangar e aspettiamo l'evacuazione. Va bene. Ok, sono riuscito a contattare quelli lì. Quindi... va bene, allora. Va molto bene. Queste me le ricordo. Sono comode, dai. Questa è chiusa. Questa è aperta. Soldato? Ho detto di raggiungere l'hangar, Shepard. È un ordine. Ok. Ah, ma era quello che parlava. Dov'è Freeman? Non abbiamo tempo da perdere. Mi dovete credere. Freeman potrebbe essere ovunque. Non vi lascerò andare se prima non mi direte tutto. Bene, sembra che io sia ferito seriamente. Ma con quale calma lo dici? Non dice, per esempio, sembra che sia ferito seriamente. Una cosa del genere. Questo è il mio posto, signore. Sì, però... mi sembra un tantino confuso. Ah. Ve l'ho detto, Opposing Force non so perché mi sta dando sti problemi. Allora. Io volevo vedere qua. Mi dovete credere. Freeman potrebbe essere ovunque. Non vi lascerò andare se prima non mi direte tutto. Questo è il mio posto, signore. Questo è il mio posto, signore. Ho capito, però. No, non sto capendo, raga. Non sto capendo. Allora, facciamo così. Allora, io adesso salvo qua, sul nuovo slot. Però io adesso torno indietro e vedo se in quel condotto dà reazione. Cioè, è tutta una zona segreta quella lì. Non ci voglio credere, dai. Dov'è Freeman? Non abbiamo tempo da perdere. Mi dovete credere. Freeman potrebbe essere ovunque. Non vi lascerò andare se prima non mi direte tutto. Vedete, vi fa entrare. Bene, vi fa entrare. Sembra che io sia ferito seriamente. Poi sto cretino si piazza davanti alla porta. Vabbè. Facciamo così, proviamo a proseguire di qua. Magari torniamo giù. Torniamo giù. Quindi si poteva risalire. Però cavolo, fammelo capire in modo più semplice, dai. Lo so che state dicendo, sto sprecando un mucchio di tempo, questo dura questo coso dura soltanto un'ora e mezza o cose simili. Raga, è la prima volta. Sto sperimentando tutto lo sperimentabile. Allora. Ok, andiamo su questo. Boh. Perché ci sono tutti questi barili di esplosivi qui? Ok. Questo è l'hangar. Oh! E quando è uscito lui? Se ne sono andati. Siamo nei guai. Però credo che fosse un evento scriptato quello. Quindi non si può fare nulla. Però ora mi sta venendo una domanda. Ma G-Man non ce l'aveva soltanto con Gordon Freeman? Perché ce l'ha anche con Shepard adesso? Oh! Vediamo un po'. Missing in action. Oh oh. Ci danno per morto?
Bene. Se ci danno per morto è la fine, eh. Non ne usciamo più. Bene, ci stanno dando anche munizioni per il fucile. Perché qui si cammina molto più lentamente? Non ne ho idea. Allora, aspetta, prima che distruggo. Ah. No? Qui non si va. Quindi? Non si sposta? Ok. Questo poi dove porta sto tunnel, scusa? Sempre lì? Ah, ok, c'è una ventola. Allora, adesso. Perché mi si è tolto l'infrarossi da solo? Allora, missing in action. Cos'è qua? Ok, sembra tipo. Aspetta, aspetta, aspetta. Però prima che scenda di là. Di là invece dove si andava? Qua, intendo. Un segreto. Ok. Tutto un segreto. Vabbè. L'importante è che ho preso anche questi ultimi colpi. E adesso posso andare. Mamma mia. Ok, siamo scesi. Di qua. Suppongo. Che cavolo è successo? Caduto tutto. Oh no. Non mi dire che devo fare i salti. Non mi dire che devo fare i salti. Missing in action. Qua. Ok. Uno. Dai che ce la fai. Dai che ce la fai. No. No, non ce la fa. Ok. Vabbè, fa niente. Poi. Così. Così. No! Ma vabbè, ma sto gioco però, porca miseria, fai un salto, scivoli dappertutto. Vabbè. Fermo. Ok, ci siamo. Di nuovo. Oh. Poi. Non scivolare. Ok. E siamo di nuovo qui sopra. In teoria ci dovremmo essere salvati adesso, in teoria. E invece no. C'è ancora la possibilità di cadere. Vabbè. Dai, però. Ma come faccio a capirlo? Scusa. Allora. No, niente, raga. Niente. Niente. Questa parte è un pochino frustrante, ve lo dico. Guarda! Guarda! Continua a cadere! Continua a cadere tutto! Ma scusa, e quindi come devo fare? Cade tutto, subito.
scusa. E io come proseguo? Devo andare. Ah, ok. Ok, ci sono. Allora ho capito, ho capito. Mamma mia, però, che cattiveria. Quel triangolino lì è l'unico che si regge. Ok. Perché, scusate, avevo 196. Vi pare che voglio perdere tutta quell'armatura e tutta quella vita? Ok. Si muore probabilmente molto velocemente qui, se non faccio attenzione. Oddio, devo saltare. Ok. Posso scendere di qua? Sì. Posso scendere in acqua, però non so se devo scendere in acqua. Penso di sì, perché lì mi sembra proprio chiuso. Oh no, di nuovo questi piccolini. Ah. Che devo fare qui sotto? Forse devo togliere. Che la pistola funzioni sott'acqua me lo ricordo dalla campagna principale. Che improvvisamente scoprì che la pistola funzionava anche sott'acqua. E tutte le altre armi no. Ok, ok. Non c'è nulla qui sotto. Quindi devo prendere per forza danno. O forse posso saltare sulla ringhiera. Forse posso saltare sulla ringhiera, aspetta. Forse è quello che mi vuole comunicare il gioco, però cavolo. Ok, ok, ok. Stiamo andando da qualche parte. Lì in fondo si va? Dovrei farcela. Ecco, le ultime parole famose. Devo fare un buon salto però. Ok. Si apre. Ok. Si è mangiato uno. Sto qua. Però perché entrare qui dentro? Forse qualcosa nelle casse. Eh sì. Oh, adesso ho dei colpi per questa. Ok. Fighissimo. Ok. Fucilozzo, amico mio. Ricaricati pure te. Vedete che poi c'è un bug in sto gioco, che ogni volta che apri il menu a volte si scompare l'arma. Non so come spiegarlo. Però fare sto salto, mannaggia loro. Ok. E ora? Ok, mi sono sistemato un po', perché qui mi sembra che adesso non si può più scherzare. Se non mi hanno fatto radere la barba adesso, ste due cose, non so che cos'altro. Mamma mia, che ansia però. Cioè, se sbaglio qui finisco nel ventilatore. Oh, quello è rotto. Ah, ok, si deve scendere lì sotto. Più facile a dirsi che a farsi. Questo coso sicuro mi uccide se mi becca in pieno. Wow. Ok. Quindi dove sono? Ah, ok, solo questa si apre. Vabbè. Ma dove siamo? È una fornace questa, cos'è?
Beh, di sicuro a livello di gameplay è molto più difficile del primo Half-Life questo. Ok. Oh mamma mia. Oh mamma mia. I salti proprio in sto engine, eh. Vabbè. Wow. Vedete? Ve li lasciano. Ah, questa è finta la porta. Ok. Quindi devo andare per forza di qua. Quanto stiamo? 26 minuti. Il tempo è volato. Ok. Salviamo di nuovo. Andiamo un pochino più avanti. Poi magari quando raggiungiamo oltre 30 minuti ci fermiamo. E allora? Oh no, non me lo dire. Non me lo dire. Ok. Io ho una paura folle di sti cosi. Ma di là si va? Sembra di sì. Cavolo. Cavolo, cavolo. No. No, no, no. Non me lo dire. Non me lo dire. Corri, 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 corri. No. Ma sali. Ma perché non sale? Sto balordo deficiente. E guarda se sale, guarda. Ok. Oh oh. Aspetta. Usiamo prima questa e poi usiamo il fucilozzo. Sento altra gente. Sento altra gente, non mi piace. Ok, lì c'è un soldato, si vede tranquillamente. Questo sembrano gli alieni che vedevamo su Xen. O Zen, come si pronuncia. Cosa ho preso? Cosa ho preso? No. Tre. No. Fermi. Di sicuro c'è qualcuno da qualche parte, a parte quello, però... Ora scarico questa. Qua c'è una granata. La prendo volentieri. Prima si sono rivelate molto utili. E... boh, basta. Credo... No, dai, non di nuovo. Test fire. Perché mai? Do not obstruct the flame. Ah? No, aspetta. E non posso, queste sono pesanti, ste casse. Ah, forse questa no. Ah, è un esplosivo. Ok, proviamo così. Ho paura, eh. Ho paura, perché sto probabilmente per rompere tutto. Però probabilmente è la cosa giusta da fare. Ok. Beh, così brutti, vi saluto. E ok, piano. Piano un corno, perché ovviamente ci sono sempre questi. Allora, ma sti nemici però non me li ricordo dalla campagna di Half-Life. Sembrano molto più
Ah, grazie per non avermi attaccato. Anche a te. E anche a te. Sembrano più potenti. Sembrano molto più, non so, palestrati. Non so come spiegarlo. Gli alieni palestrati mi mancava. Ok. Allora. Wow. Ah, c'ho la batteria quello, ok. Dopo un po' va ricaricata. Però vabbè, adesso possiamo andare tranquillissimi. Vero? 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 Pare di sì. No. Ok. Finito tutto. Finito anche questo. Quindi adesso prendiamo il fucilozzo. O la pistolazza. La pistolazza, dai. Questa qui. Perché sempre sti dannati condotti della reazione? Oh. Beh, direi, visto che siamo esattamente a 31 e 26, di salvare qui un nuovo slot. E ragazzi, grazie per aver guardato anche questo episodio di Half-Life, o Opposing Force. Ci vediamo alla prossima, sempre qui sul mio canale.